Anche quest'anno abbiamo voluto onorare Emilia Zinzi e soprattutto in concomitanza con la deliberazione del Consiglio Comunale, della Giunta del Consiglio Comunale per intestare a Emilia Zinzi anche l'archivio storico. Penso che sia un riconoscimento giusto per una donna straordinaria che ha dato lustro alla città di Catanzaro. Il nome di un grande personaggio della storia di questa città, ma soprattutto un appuntamento annuale per non solo ricordare Emilia Zinzi, ma quello che lei è stata per questa città e l'amore che ha profuso a favore della città stessa. Un premio ormai diventato un appuntamento non solo per le file d'Apine ma anche per gli altri settori della città e devo dire della provincia. E poi un premio che riguarda un po' la nostra regione, in quanto i premiati di solito vengono selezionati non solo tra i maggiorenti della città stessa, ma tra tutti i personaggi della vita, dell'economia, della società civile e anche della cultura a livello Calabria. Devo dire un premio importante istituito alla Camera di Commercio insieme alla FIDAPA, quindi un ringraziamento sia al Presidente Abramo e ovviamente alla Presidente della FIDAPA, la dottoressa Elia, nel ricordare una donna che rappresenta ovviamente non soltanto una storica, una studiosa dell'arte, ma soprattutto colei che è riuscita a rappresentare e a custodire l'identità della città e non soltanto. Credo che la memoria debba essere costruzione continua. A questo voglio aggiungere altresì l'importante iniziativa del Comune di Catanzaro che fu proprio lanciata qualche anno fa dalla stessa FIDAPA di intitolare l'archivio storico. È un premio che mi lusinga e di cui mi sento particolarmente onorata, prima di tutto perché non pensavo mai di poterlo in qualche modo raggiungere e non avrei mai anche sperato, insomma, di poter arrivare a questo risultato. Credo sicuramente di dedicarlo tra l'altro a tutte quelle persone che in un modo o nell'altro, sia in ambito affettivo ma in questa circostanza in ambito lavorativo, mi hanno sempre in qualche modo accompagnata e sostenuta ed è quindi con loro che lo vorrei condividere senz'altro. Per me è un valore molto grande perché rappresenta, è stato appunto, mi è stato concesso in rappresentanza di una donna che è stata una colonna portante per la nostra città, soprattutto dal punto di vista culturale. Spero di essere in altezza e ringrazio la Camera di Commercio che mi ha dato questa bellissima opportunità e l'Associazione di Catanzaro della FIDAPA. Significa che innanzitutto rispettiamo le quote azzurre e poi, indipendentemente dalla battuta, per me è un onore riceverlo, visto il prestigio del premio e l'eccezionale figura della professoressa Zinzi che ho avuto il piacere e l'onore di conoscere.